cari amici di Screen Geek, non sto più nella pelle. Il 17 giugno uscirà la nuova stagione di Orange is the New Black, una delle serie più controverse di Netflix. E io che la seguo ovviamente da vera fan accanita, oggi vi parlerò di 10 curiosità che forse non conoscevate su questa serie. Stop! Don't talk to me, loser lame ass wannabe like... Oh, totally. Foto di vere ex detenute. Non trattandosi di modelle professioniste, alle detenute fu chiesto di posare pensando a 3 immagini ben definite. Un posto piacevole, una persona che ti fa ridere e qualcosa che vuoi dimenticare. Fra di loro c'è anche la vera Piper che fa l'occhiolino. L'attrice che interpreta Norma nella serie, Andy Gordon, nella vita reale è tutt'altro che muta. Negli anni 70 infatti era la vocalist di una band punk chiamata The Shirts. Più tardi incise anche un singolo chiamato Hang Up the Phone che appare nel film 16 Candles di John Hughes. Ovvero Catherine Walters, ha spiegato che nella realtà i fatti si sono svolti diversamente da quello che racconta la serie TV. Infatti le due erano già coinvolte nel traffico di droga quando si sono conosciute e non hanno continuato la loro relazione nel penitenziario perché sono rimaste nello stesso luogo solo 5 settimane. Però ho comunque apprezzato questa realtà alternativa. Laura Prepon, ovvero la vera Alex, si presentò ai provini con l'intenzione di interpretare Piper. I produttori però la ritennero troppo composta e sicura di sé per interpretare la nevrotica Chapman. Il fratello gemello di Laverne Cox, che interpreta la transessuale Sophie, recita la parte di quel personaggio prima della sua transizione. Ci furono diversi casting prima che la produzione venne a conoscenza che Laverne aveva in realtà un gemello. Jodie Foster, grande fan del libro e della serie, chiese alla sua agente di poter prendere parte a questa produzione, così le è stata data la possibilità di girare alcuni episodi. Il penitenziario di Litchfield esiste veramente, tuttavia non ci sono donne. La vera Piper infatti fu detenuta all'FCI Danbury, a Danbury, in Connecticut. Oltre a essere una bravissima cantante di trip hop, Taryn Manning, aka Pensataki, è un'attrice molto molto preparata. Per il suo ruolo infatti ha passato un sacco di tempo a studiare gruppi religiosi e rituali evangelisti. E comunque col trip hop se la cava veramente bene. Sceneggiatrice Lauren Morelli ha divorziato dal marito sul set di Orange is the New Black e ha avuto il coraggio di ammettere la propria omosessualità. Adesso infatti ha una relazione con Samira Wiley che nella serie interpreta Pussy. Crime. We could get caught. I could get arrested. I could go to a girl prison. This freaking rocks. Vi sono piaciute? Mi raccomando, se ne conoscete altre scrivetemi un commento qua sotto e anche se siete eccitati a questa nuova stagione, io non vedo l'ora veramente. Ah, sono contenta. Noi ci vediamo come al solito la prossima domenica qua. Tanti bacioni e buona domenica.